note di una delle canzoni più famose al mondo, Si anima la festa, un pranzo di Ferragosto per non far sentir soli gli anziani padovani rimasti in città in questi giorni d'estate, e sono loro i veri animatori della giornata. Una musica dolce suonava tanto per me. Pasta, carne e verdure e poi la classica anguriata, riparati dal caldo, qui al centro diurno anziani a casa propria di Piazza Castello, gestito dalla cooperativa FAI. Gli ospiti chiacchierano e si divertono. È una giornata speciale. Tra di loro l'immancabile Tosca, la più grande del gruppo, 99 anni a novembre, ecco il suo segreto. Mico tanto lavorare nella vita, però ho anche il carattere qua, e adesso anche se mi riprendo, faccio... Non stavo mai ferma. Signor Umberto, allora cosa le piace di questa giornata? Mi piace tutto, perché è come se io mi trovassi ancora a Napoli, perché io sono un emigrante dal sud da Napoli che vengo qui a Padova per i miei figlioli che lavorano qui. È bellissimo, sinceramente, non pensavo che fosse così bello trovarsi in compagnia. Meglio che stare a casa da sola. Un pomeriggio di giochi e sorrisi, un toccasana per loro. In questi giorni di agosto sono molte le iniziative dei centri diurni cittadini per far compagnia ad una categoria fragile e a rischio con quest'AFA. Un modo per stare insieme e per festeggiare anche questi momenti con alcuni familiari, con alcuni bambini, e anche per far vedere l'allegria di stare insieme.